Fai bustamento, 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 scappa, 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 scappa. Ciao a tutti, che ci ho tenuti in questo nuovissimo video di League of Legends. Purtroppo ho dovuto abbassare la risoluzione perché sennò qua registrare in full HD casino più totale della serie, mi occupo mezzo hard disk. Allora, come vedete, bot, andiamo al bot, su via. In realtà Veigar sarebbe un PG da mid, ma io uso solo Megar praticamente, quindi fa più. Allora, League of Legends, ci ho già fatto un video e pull. Vabbè, sono un nabbo assurdo, lo sapete. Ok, quindi sono Veigar. Veigar è un nuker, sarebbe un, è tipo un maghetto. Le sue spell sono molto indicate per l'uno contro uno. In particolare c'ha uno stun, praticamente è un CC integrato come skill. C'ha una OE, quindi un danno ad aria, una skill shot, penso si chiami, e la R che è praticamente un super attacco iper mega plus fuck this shit, ecco. Poi ho due summon spell, che è Ignite che fa danno e Flash che mi teletrasporta da un'altra parte. Come abilità passiva, Veigar ha che la rigenerazione del mana aumenta di 0,75% ogni punto percentuale di mana che gli manca. Come vedete, ho l'apertura classica, una tre health potion e il Bolt of Speed. La tengo così, prima le pozioni e il resto, perché sono abituato a premere 1 per le pozioni e 2 per la prossima arma che mi devo comprare, che non sarà subito questa, ma tra un po', tipo mid game, mi farò il Deathfire Grasp, che è un evento importante di questa build. Con questa build è molto importante anche lastittare, soprattutto quando se ne ha la possibilità di lastittare con la Q, perché ogni volta che lastitti con la Q ti dà tipo dei benefici. Ad esempio, ti dà, ecco qua ho fatto una cacchiata, però ci sono abituato. ti aumenta di 1 l'ability power. Se invece uccidi un campione avversario con sempre con la Q, ti dà ti dà più punti abilità. Praticamente c'è gente che con questo PG, con questo campione, arriva ad avere più di 1000 punti abilità. Lì vuol dire che tipo one shotti con una skill, proprio letteralmente. Ora qui penso che mi prenderò Dark Matter. Di solito al secondo livello si è indeciso tra Event Horizon e Dark Matter. Qui sono bottom, quindi non temo per ora un gank pregame, quindi vado tranquillamente con Dark Matter. Con Veigar mi sono trovato bene anche fare solo top, però subito, chi se ne frega. Come vedete c'è un Veigar anche avversario. Yes! Questo è un uso saggio di Ignite, penso. ogni numero dispari fino al livello massimo fattibile, che dovrebbe essere tipo 9, prendiamo sempre la Q. La Q è tipo il nostro attacco primario, soprattutto per farmare. Bisogna sempre lastittare con la Q quando se ne ha la possibilità. Ecco, qui per esempio ho failato. Come vedete quanto danno gli faccio, è una cosa assurda Veigar. E non ho ancora nessun gioiello, fate conto, ci sono solo gli stivali. Ogni volta che si muore in questo gioco bisogna aspettare un certo tempo. Il tempo varia naturalmente. Più muori e più... Guarda questo Veigar che fa strage. Ok, quello è un Dark Matter sprecato. Come vedete ci sono delle torrette. Le torrette sono praticamente i posti di blocco. Per arrivare alla base bisogna distruggere tutte le torrette. Oh,
Ora, Event Horizon è molto comodo, soprattutto quando i tuoi nemici verranno vicino alla torretta, e lo faranno, perché Veigar è un PG che ha davvero pochissima difesa, soprattutto nell'early game, cioè voglio dire, mi possono buttare giù con due colpi se mi fanno un gank. Ben fatto, naturalmente. Ok, qua è un po' pericoloso. Ora, anche se non ho tanta difesa, per non far prendere danno alla torre, me li tanco un po' io. Top, stanno facendo un po' di casino, perché si splittano? Vabbè, io comunque non me ne intendo molto, sto utilizzando termini un po' così. Praticamente ci sono tre lane, top, mid e bottom, come in Dota, ve l'ho già spiegato nel video di Dota. E voglio fare questo video un po' per cambiare, perché sempre Minecraft dopo un po' stufa. Fap 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 fap. Mi devo ancora abituare con la tastiera, infatti ogni tanto faccio dei fail assurdi. Ecco, ecco, Ashi, la prendo? Sì, l'ho presa. Naturalmente Dark Matter funziona in modo strano, nel senso, più lo prendi centrato il nemico, più danno gli fai. Quindi conviene abbinarlo con Event Horizon. Io ho finito il mana. E qui, a questo punto mi conviene la stittare semplicemente. Ok, come vedete mi ha dato tanti punti. In questo momento ho 10 punti abilità in più, perché quando ammazzi un campione te ne dà 3. Ora penso che sia il momento ideale per ritornare, nel senso di tornare proprio alla base. Very nice screenshot. Praticamente dice che gli ho rubato il coso. Vabbè, ne siamo nabbia, quindi va bene. Allora, prendiamo due anelli, perché è buono. La build mi dice questo. E appena siamo a 700 riprendiamo quello. Warwick, che è questo personaggio qui, dovrebbe avere lifesteal, quindi non può, cioè non dovrebbe ritornare così spesso. Perché mi segue? Ah no, ok. No, fa perché vuole fare 3. Qua la gankano mid, lei sta male, tranquilla. Ok, ora sta tornando Ari la volpuccia. Guarda quanto è sexy. No, ok, basta. Sulla paura all'azione. Vedete quanto danno io sono riuscito a farvi? Cioè è una cosa tipo fuck. Guarda quanto danno io ho fatto. Va bene che sono anche livello 6 e ho due anelli. I due anelli mi danno tipo 30 ability power, che non sono pochi. Senza contare il fatto che sentirete tanto mouse. Ma sei scemo, Warwick? Sei scemo? Hai fatto sprecare Event Horizon. C'è pure il rosso. No, non c'ha il rosso, mi sembrava che avesse il rosso. Ok, molto scialli stiamo andando. Come andiamo nelle altre? Arriva abbastanza sciallo, qua invece c'è un po' di problemucci. Attacchiamo la torre, anche noi dobbiamo arrivare nella loro base avversaria, questo è il Nexus che dobbiamo distruggere. Questi sono i Minion sono, l'ho spiegato anche nel video di Dota, sono diciamo i difensori. Guarda che stronzo che mi ha tirato perfino l'ultimate. Era l'ultimate quella? No, non era l'ultimate, era... Vabbè, c'era un abbo, ve l'ho già detto. Ok, molto bene. Sentirete tipo un casino di click, ma mi dispiace, è necessario, soprattutto in un gioco come LOL, che è un punto e click. Punto e click.
Per esempio, guardate adesso, ho 19 abilità in più solo per aver killato l'astittato dei minion. Quindi capite quanto può essere Nuker Veigar. Tipo, è uno dei maggiori Nuker presenti nel gioco. Warwick mi lascia da solo, ma mi sembra giusto, anche se lui c'ha tipo lifesteal. Livello 8, andiamo con Event Horizon. Qua gli diamo una piccola avvertimento di quello che gli potrebbe succedere. Andiamo molto scialli, probabilmente sono nel bush, però ho appena sprecato Dark Matter, quindi non posso nemmeno scoutare. Bisogna andare... Ok, non ho mana, non ho mana, non ho mana, non ho mana, scappa. No, 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 che sei scemo? Oddio, che fail assurdo, ho cliccato sulla mappa. Che fail assurdo, non sono abituato a avere la risoluzione 1280x720. Che fail. Oddio, che fail assurdo. Oddio. 750, vabbè, ce la posso fare. Ora sarò un po' nello shop per prendere le scarpe più veloci. Mamma mia, che fail, non sono abituato a giocare in 720p, mi giustifico così. Di solito gioco in 1080p e lì molto più largo il fattore fapposo. Ok. Non capisco perché Warwick non mi ha seguito. Cioè, c'erano ancora dei minion, quindi questi avrebbero preso dei danni e avremmo potuto fare un bellissimo teamfight. Sopra non capisco perché il jungler non faccia niente, su via. Va. Flash e ammazza quel Veigar. Veigar, ammazza Veigar. Jungler stupido. SSSS, oh fuck, come vengono tutti da noi? SS vuol dire, è un abbreviativo di miss e vuol dire... questo è un kill shot, lasciamo stare. Ok, ce la stiamo giocando molto sciallamente. Penso che possiamo un po' pullare qua sulla torre. Un po' di danno, tanto abbiamo il jungler che fa un danno della Madonna. Nove, ultimo punto. Guarda quanto danno gli fa. Mannaggia. Oh. Ok, ora ci va un po' di casino alla Surreal Power. No, no, torna indietro. Ecco, quella vedete è la combo classica di Veigar. Io ci aggiungo anche il Deathfire Grasp, che aggiunge danno tipo 4% ogni 100 ability power che ho. Quindi tipo può aumentare tanto, soprattutto se giochi bene Veigar e l'astitti. Cosa che io non sto facendo, ma ora di sicuro mi troverò davanti. Ok, forse è perfino qui. What the fuck? Ah no, eccola, risalita. Ah, sto detto, dove cacchio è? Come vedete ora praticamente con la Q riesco a levare anche più di metà vita tranquillamente ai minion. Quindi ora sarà molto facile farmare ability power.
Ora, per esempio, andrò ancora con l'Event Horizon e poi mi skillo tutto Dark Matter. Ora, per esempio. Guarda questo che è invisibile. Ecco, questa è un'altra giocata classica di Veigar per difendersi. Ora me ne vado su e poi me ne vado per la giungla. Teoricamente non mi ha seguito, e se mi segue tanto tra 6 secondi ho di nuovo Event Horizon. Eventualmente. Senti. No, questo è il rosso, non ce la faccio nemmeno a buttarlo giù. Basta. Meglio non rubargli il minion, sennò questo si incazza. Ok, allora. Guarda quei minion, tutti morti. Ah, guarda, quella, fuck, fuck. Ok, qui ci va una pozioncina. Ok, non buono, non buono. Ecco, c'è jungler, c'è jungler, c'è jungler! Vai, grande così. Io becco perché qua se no. Poi comincerò anche veramente a farci qualche gioco, qualche game anche qui. Ora, mi posso comprare qualcos'altro? Posso andare per il cappellino? No, vado direttamente per questa. 700, potrei comprarmi tipo niente. Vabbè, il cappellino ci manca ancora 900. Vabbè, si può aspettare. Solo 900 costa ancora. Buono. Un altro paio di minion e quando torno sono pronto. Guarda Timo. Timo, ammazzalo. Vai, Ari, 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 vai con l'ulti. Ce la puoi fare con l'ulti. Fai un danno della Madonna. Vai. No, su via. Non potete farmi certe cose. Veigar, se non lo massacri tu che sei fisico, sei un pronabbo, fatelo dire. Usa il flash. Allora. Andiamo a aiutare sto qua. Mi lega perfino la steed quando sa che io sono basato sulle steed. Complimenti. Complimenti? No, complimenti. Sì, ok, lo ripeto, sono molto in noob, tutto ciò che dico bisogna prenderlo con i pesetti. Non buono che mi attacca. La torretta fa un male cane, bisogna dirlo. Cerchiamo di deviarli un pochino. Deviamoli finché non arrivano i nostri minioni. Arima lo posso fare tranquillamente. Guarda questo, è scemo. È scemo, non è. Cioè, aveva tutto il tempo di recollare, di ritelaportarsi. Ritelaportarsi. No, non lo so dire, ok. Livello 10, io sono livello 11. Volendo gli posso fare una bellissima combo. Ah, sicura il troio, eh. Sicura. Sicura. Basta. Una pozioncina me la metto anch'io. Che cacchio fanno questi? Asda, ok. Una bella Dark Matter. Ormai sono anche oltre i 40 di abilità. Dai, War, qui te li puoi fare tutti tranquillamente. Andiamo, c'è il lifesteal. Vai addosso e massacrali. Vai, Ari. Grande. Massacro, eh no. Veigar c'ha un burst damage sugli api che fa strage. Oh, what the fuck, non mi ricordo che c'era. Evitate di dirmi che sono un abbo, lo so. Ok, la potevo evitare. Guarda che io ci casco sempre. Complimenti a me stesso.
Ok, non mi posso salvare, ma almeno mi faccio un po' di burst damage. Tanto non lo ammazza. Dai, dai, stunalo, stunalo che c'è lo stuna. Oddio. Vabbè, lasciamo stare. Allora, ci prendiamo due pozze. Questa. Posso prendermi altro? Posso prendermi il libretto? No, voglio prendermi direttamente il cappellino. Ok, quindi spostiamo questo qua sopra. E quindi dovrei riuscire a fare una bella combo ora. Quanto sto? Sto a 4, 2, 3. Beh, dai, sto positivo. Quello è l'importante. Io vedo positivo. Sono livello 12. Bene, dai. Guardali, guardali. Intelligente, Ari, intelligente. C'è anche il blu Ari, ora fa strage. Ryze con il blu fa strage. Ryze è praticamente più mana, più fa male. C'era con me, c'era con me, c'era con me, c'era con me. Ok, bene. Vedi, noi se non siamo nemmeno in TS, pure facciamo un team fight bello bello. Ora andiamo a gankare in mid perché c'è Teemo che ora è scemo, guarda. Dico io, guarda, scemo. Questo continua a farmare come un nabbo. Eccolo, eccolo, guarda, guarda, guarda che va verso la torre. No, guarda, ha flashato quello. No, stupido io. Io che uso Veigar. Prendi Veigar. Tu che c'hai la velocità. Tu che ce l'hai la velocità. Lo so che ce l'hai la velocità. Lo so che ce l'hai la velocità. Dai, prendilo. Guarda quanta vita c'hai. Gankalo. Oh, guarda, 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 guarda qui, guarda qui. Sei scemo. Sei scemo. C'era quello che farmava come mamma l'ha fatto e non gli fa niente. Bisogna essere scemi, eh. Non mi ha dato nemmeno l'assist. Dai, pushiamo. Guarda Teemo quando è scemo. Guarda, ora gli potrei fare un 2 che guarda, gli faccio strage per totale. Ok, forse non è stata la massima, la più bella dell'idea. Ok. No, non buono, scappa. Non dovrebbero prendermi, cioè sono ben posizionato, su via. Un paio di pozze fanno sempre bene. Vediamo se qui posso prendere dell'AP, certo. Ok. Bottom sono 3 contro 1, quindi se, guarda, se non vincono li picchio. Proprio di brutto. Che andiamo contro Alistar, certo. Alistar gli posso fare un burst damage della Madonna. Proprio. Quello massacro di botte, su via. Poi se volete altri full game con altri PG che ho, tipo c'ho Jogat, c'ho Ryze, c'ho. T'ha visto Garen, sei stupido. Sei stupido Garen, sei stupido.
Oh fuck, oh fuck. Sono in tanti qua, Oh fuck. Oh cacca 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 cacca. Non ho anche finito le pozze. No! Oddio! Oddio, per fortuna che non aveva più destrezza, sennò mi massacrava con l'ultimate. Ok, è ora di tornare a casa. Amico mio, è ora di tornare a casa. Hai fatto 2000 dollaroni in 20 secondi, ma dettagli, dettagli, Sofia, che dettagli che sono, sono dettagli. Ok, prendiamoci anche questa. Però non posso più prendermi pozze. Va bene, no problem. Ho 299. No, stai scherzando. Vabbè, la stit 1 arriva a 300. Così prendo 12% in più di danno con la Deathfire Grasp. Ora capite quanto è overpowered questo oggetto su Veigar. Andiamo. Andiamo qui. Questa è la parte del gioco più bella, perché c'è più team fight, meno farming. Su Ari, dove vai? Vieni qui. Baron, sì. Siamo al 14. Garen può gankare tranquilla, può tankare tranquillamente, ma su via. Senti, gioco Veigar, non puoi farmi un Dark Matter così alla cazzo. Ok, ok. Sono in 4 contro di 2. Sta arrivando il jungler e dietro abbiamo anche Warwick. Forse mi sarebbe stata utile una pozza. Comunque ho ammazzato l'altro Veigar. No! Oddio, no, non ci posso credere. Gli ho tirato perfino. No, non avevo la D. Se avevo Ignite lo massacravo proprio di brutto, lo massacravo. No, oddio, dimmi che non l'ha vendicato sul serio, che sei scemo. Ammazza Ashi, dai che c'è la falce bellina. Dai, subì, ha fatto un bel ace. Per vendicarmi. No, che ace, ne mancano 3 di loro. Vabbè, ma non andate tutti. Ne bastano 2, anche uno ne basta per mandarlo via. Ok, posso prendermi qualcos'altro? No. Una pozioncina però me la prendo, La spostiamo qua. Perfetto. E andiamo sempre. Top. Devo mettermi la macro sulla tastiera che mi dice GG. Basta, perché perderò sempre, ma lasciamo stare. Andiamo a fare. No, no, prima massacriamo Ashi, che sennò vede che andiamo. Perché vede che. Vabbè, andiamo, dai, su via. È Garen? Se ci manca Garen non riusciamo a tankarlo. Sto parlando da solo praticamente, come se voi mi stesse ascoltando. C'è Veigar. Stupido me. Bel timing. Double kill, like a boss. Ok, manca solo, ne manca uno, Alistar. Eccolo Alistar.
I'm a boss. You suck my cock like a boss. Ora però se non ne torno qua si muore. Ah, filato. Attacca la torre, attacca la torre. No, non attaccare me, non attaccare me. Ok, ok. Io me ne torno a casa mia. No, prima mi faccio questo. Me lo posso fare. Sono livello 16. Me lo posso fare tranquillamente. Adesso arrivo a casa e mi faccio anche il cappellino. Ecco, visto, mi ha curato. Like a boss. Chi c'è? Ashi? Bene, io me ne torno. Tanto non mi vede. Mi spiace ma devo tornare. Mi prendo il cappellino, mi prendo un paio di robe qua. Un'altra pozza. Cappellino. Vita? No, vita che me ne faccio. Mi faccio AP. 80 di AP. Sì, 80 di AP. Ora c'ho 526 di AP. E non ho giocato al meglio. Non ho lastittato tutte le volte che potevo. Posso fare un burst damage. Guarda, non vi dico. Posso massacrarli tutti. Ecco, li prendono da davanti. E loro li prendono da dietro. Guarda, guarda qui, guarda qui chi c'è. No, non ci posso credere. No, oddio. Gli ho tirato la D, dovrebbe morire, su via, no. No. No, non puoi farmi così. No, gli ho fatto un boost damage che ho tolto tutta la vita in 2 secondi. Non puoi dirmi questo. No, parliamone, ti amo. Ti amo, parliamone, non puoi farmi così. Su via, de. Se non c'era Ali, star flashiamo anche. Ok, se sono arresi, perfetto. No, no, non puoi non farmi mai scrivere il GG. E che cacchio. Va bene ragazzi, per questo episodio di League of Legends è tutto. Ciao, trudurù tutti.